on Cowboy Day, Max Winchester-Thunderman! Quando finirà questo strazio? Occhio, sto per prenderti al lazzo! Dopo attenta valutazione, ho deciso che ciascuno di voi tre dovrebbe convincermi del perché mai dovrei sceglierlo. Getterei volentieri il mio cappello sul ring! Sparisci! Mancato! Au! Il vecchio trucco del secondo lancio! È ora di prendere quell'oro! Cerca la cassa su cui c'è scritto... oro! Perché hanno scritto oro su una cassa piena di oro rubato? Può darsi che abbiano una certa fretta e abbiano cercato un modo per semplificare le operazioni. Ok, cerchiamo la cassa con su scritto oro. Mamma! Sì, tutto bene! Oh, una messa in scena per Phoebe! È così tonta! Colosso! Non fare caso al coniglio dietro la tenda! Un idromassaggio nel tuo rifugio? Assolutamente no! Quello non è un idromassaggio! Ehi, Max! Questo bikini va bene per l'idromassaggio? È il peggiore che potessi scegliere, è disgustoso! Quindi dovrei portare indietro anche gli altri? Sì! Max, non puoi fare una cosa del genere senza prima consultarci! Se io vi consultassi per ogni cosa, ora non avrei una barca! Che barca? Non cambiamo argomento! Il Thunder Monitor è rotto da un giorno e voi mi chiamate soltanto ora? Beh, io l'ho aggiustato, ma Nora non è convinta. Presidente Kickbutt, ha fatto qualcosa di nuovo ai capelli? Dobbiamo aggiustarlo prima che mamma e papà arrivino. Tu puoi aiutarci? Non chiederlo a me, chiederlo al mio jingle. Quando sei di fretta, non preoccuparti, arrivo come una saetta. Hai finito? Non ancora, te lo aggiusto io se si è rotto in 4 e 4 8. Credi a quel che dico, io lo aggiusterò! Quindi puoi aggiustarlo? Parliamo della mia parcella! Cosa vuoi? Un like and eat di gelato italiano! Ok. Ragazzi, siamo a casa! Oh no, non possiamo lasciare che entrino in soggiorno! Oh no! Il temporale ha fatto saltare la corrente. Halloween è rovinato. Oppure è appena cominciato. Sarà l'Halloween più spaventoso e fantasmatico della vostra vita. Che cosa e perché sta succedendo? Ho preparato per voi una notte piena di storie terrificanti. E se volete dei dolci, ho delle licantromelle e dei ciocco vampiri. Buon Halloween con Colosso! Terrore più non posso! Sai cosa c'è? Io me ne vado! Oh, ti ho spaventata, No, Colosso, siamo supereroi, ok? Non ci spaventiamo per le storie dell'orrore! Sfida accettata! Nessuno ti ha lanciato una... Ho detto sfida accettata! Io sto parlando di Colosso! Distrarrà Superman con una delle sue lezioni strane sulla moda. C'è qualcuno che ha richiesto una lezione di moda? Come hai fatto ad essere pronto così in fretta? Io sono nato pronto. Superman, le presento il dottor Colosso. Argomento di oggi, il kimono. Ma prima, pop break dance giapponese. È un vero disastro. Meglio... Riesco a non guardare. È così divertente. Nora, tutto questo è molto strano. Sono scappati. Nessuno sguscia via Superman e se la cava così. E nessuno interrompe la mia danza. Adesso devo ricominciare. Buon Cowboy Day, Max Winchester-Thunderman! Stavo scherzando! Buon Ellen DeGeneres Day! Max! Max, finalmente è domani! Altro che...
E quindi è il momento dell'Ellen Dance! Piantala! D'accordo, ma non sapete cosa vi perdete! Accidente, Max! Mi ha guardato! È il più bel giorno della mia vita! Wow! Beh, questo è strano. Strano? Non c'è nulla di strano. Prendi le mie mutande! Ok, è strano. Gideon e Sara ci perseguitano e la tua soluzione è giocare ai videogame. È la cosa che si avvicina di più al mio sogno da rockstar. Tourne mondiali, soggiorni in hotel di lusso, fan in delirio. A proposito, posso riavere le mie mutande? Sento uno spiffero. Barb, io darei a lei anche tutto il giorno. Ok, ho esagerato. Credevo fossimo stati chiari quando abbiamo detto nessun pericoloso idromassaggio nel tuo covo. I miei bikini meritano di essere visti. Tu sta zitto. Max, ti avevamo avvertito, ora sei in castigo. In che senso in castigo? Io vivo in castigo. Allora sarà un super castigo. Ma io sono un supereroe. Supereroe oppure no, finché vivi sotto il nostro tetto dovrai seguire le nostre regole. Bene, allora dovrò inventarmi qualcosa. Che stai dicendo? Sto dicendo che me ne vado da qui. No! Aspetta, posso venire con te? Certo che no. No! Può continuare. Allora, vuoi tu, Hank Thunderman, prendere Barbara McBooger come tua supermoglie? Lo voglio. Oh. Io no! Nessuno si muova! Colosso, perché sei qui? Perché ho giurato che non vi avrei mai lasciato sposare dopo che avete rovinato le mie nozze! Tu sei penetrato nella Casa Bianca, hai immobilizzato il presidente e hai cercato di sposarti nello studio ovale. Perché volevo fare una cosa raffinata! Non siamo tutti ricchi come i McBooger! Può sposarci in fretta, in modo che io non debba più usare quel cognome? Io vi dichiaro marito e moglie. Basta chiacchiere! Mm? Ammirate l'arma che trasforma le persone in animali. Il trasformatore in animali delle persone sgradite. Io lo avrei chiamato animaraggio. Giusto. È stupido. Con questo animaraggio rovinerò il vostro matrimonio. Oh, tranquilli, rilassatevi, la sua invenzione non funzionerà. Visto? Non funziona. Hank, siamo delle capre. Congratulazioni! Vi ho anche portato un pensierino. È un tostapane. Che c'è? Non sono un mostro. Sono un mostro! Segui le caramelle e arriverai fino a Colosso. Oh, Billy, che gioia vederti, figliolo! Sai, io ho piantato un sacco di verdure negli orti dei vicini, ma loro se le vogliono tenere tutte! Non voglio vederti così. Me ne torno di sopra. Oh, se solo conoscessi un bambino super veloce che potesse raccoglierle! Ehi, io sono un bambino super veloce! Posso aiutarti! Davvero? Sei il mio eroe, Billy! Vorrei che Nora ti sentisse. Lei pensa che io sia uno sprovveduto. Tu uno sprovveduto? Oh no! Beh, qui troverai gli indirizzi degli orti dei vicini. Ehi, un momento. Ma sono tutti a Hiddenville! Che piccolo sprovveduto! Che è successo? Il troll ci ha trasformato in dolcetti e abbiamo un'aria deliziosa! Ok, ma soltanto uno. E tutti vissero felici e contenti, tranne i due bambini che furono mangiati dal padre. Questa storia non ha spaventato nessuno, dico bene? Stammi lontano, Billy! Sono io che ho paura di te! Uno e due, la sfida si mette molto bene. Ancora, non ti ha sfidato nessuno. Sono in vantaggio. Ah,
Non ho fatto cadere neanche una patatina. Eccoti qui! Sono felice che tu sia tornato a casa. Ti ho preparato una bistecca fantastica. Grande, hai cucinato? Sì. Ora metto questa deliziosa bistecca con le tue patatine. Buon appetito. Questo è niente. Una volta ho mangiato una pizza sul pavimento del bagno. Senti, mi spiace, ma ero impegnato ad allenarmi per la Z-Force. Sì, ma ti sei dimenticato della squadra più importante di tutte, la Wii Force. Non è una cosa seria? Una volta lo era. Da quanto respiri così? Da un po'. Mi sono quasi abituato. Come ad essere ignorato dal mio migliore amico. Sembra orribile. Hai delle salse per la carne? Non dovresti chiamare il super veterinario. Oh, giusto, sì, lo chiamerò dopo mangiato. Grazie. Credo che mangerò di sopra. Con questo video toglieremo a Billy la sua mania. Continuo a pensare che il piano A fosse meglio. Tanto per essere chiari, ti ho aiutato soltanto perché mi serve un video per la mia scuola di cinema online. Frequenti una scuola di cinema online? Ma la tua passione è il crimine. Ho due passioni, non si può! Adesso porta qui il tuo fratellino e lascia che io gli rovini la sua giovinezza. Billy! Dub. Io dico che dovremmo distruggerlo. Cosa c'è? Niente, ma secondo me c'è un video che dovresti assolutamente vedere. Quello dello squalo che vuole mangiare un sommergibile. Andiamo, è un sommergibile. No, è sulla dub dance. Bello, un video sulla dub dance. Dub. Una tagliola per orsi. Dub. Ora guarda il video. Azione! Guten Tag and welcome. State retta a me, fare dub dance è molto pericoloso. Guardate cosa è successo a questi poveri ragazzi. Visto? E se questo non vi basta, sentite questa triste storia. Io adoravo la dub dance. La facevo ovunque. A scuola, al parco, ai matrimoni, dappertutto. Mia sorella non mi ha più parlato. Se solo potessi tornare indietro, non rifarei più lo stesso errore. Davvero. Ragazze, non fate la dub dance o amare lacrime danzeranno sul vostro volto. Non farò mai più la dub dance. È tutto passato, è tutto passato. Loro pensano che non siamo in grado di stare all'aperto. Già, e invece eccoci qui, all'aperto. Aiutami con lo zaino. Cosa c'è dentro? Sembra che ci siano delle pietre. Infatti. Io sono riuscito a far entrare il mio kit di sopravvivenza in solo 8 valigie. Che ti sei messo in testa? Non puoi venire. I conigli non sopravvivono in natura. Ehi, da dove credi che veniamo? Francia? Billy. Mi spiace, Colosso, ma lascia è un stare. Viaggio solo per i maschi della famiglia Thunderman. Mi capisci, vero? Ah, sì, naturalmente stavo solo scherzando. Infatti queste valigie sono vuote. Anche questo fa parte dello scherzo. E anche le mie lacrime. E con tutto lo spazio che c'è, potrei mettere bersagli come questo tutto intorno e... La tempesta di palline indica la fine della manche. Racconta la tua stupida idea. Ora continuiamo a giocare a... Condividi il colo! Comincia la manche della bustarella. Che cosa sarebbe? E quando voi tre mi offrite qualcosa di bello, io scelgo chi è il vincitore. Ma così non è giusto. Fate le vostre offerte prima che sia troppo tardi. Ragazzi, Colosso sta cercando di metterci l'uno contro l'altro e funziona. I soldi del mio compleanno! I soldi della fatina dei denti! Ehi, quanti te ne sono caduti? A chi assegni questa manche? Tu a chi pensi? Ok. Tu a chi pensi? Colosso, non vorrai lasciare il covo a Billy. Beh, non scegliere Nora se non vuoi essere fulminato. Ha una pessima mira. Hai detto pessima? Visto? Stava mirando a Chloe.
Se invece sceglierai me, potrei avere un sacco di tè. Lo sanno tutti che fa il tè con l'acqua del gabinetto. Io al rubinetto non ci arrivo! È vero, ma la... È strano. Il matrimonio è già iniziato e Colosso non si vede. Spero si sbrighi, voglio provare la torta che avete portato. Non l'avete portata voi? No, non so chi sia stato. Sono stata io! Colosso! Proprio così! E adesso trasformerò i tuoi genitori in... Femi! Colosso, perché sei umano? Perché obblighi quel poveretto a sposarsi con te? Colosso, ascolta, ora parliamone da uomo a uomo. No, grazie! Preferisco discuterne da uomo a maiale. Ragazzi, giù! Adesso tocca a te! Corri, Billy! Non abbastanza veloce! Oh! Basta con questi giochetti! Vedi di rimediare, Max! Dovevo lasciarti firmare il biglietto per me! Fate silenzio, sudici animali! C'ho un matrimonio da celebrare! Ecco gli idioti che trasformo in caprette! Bravo, hai finalmente scritto una sigla per accogliermi quando rientro nel covo! Non è per te, Max, è per me! È dura da quando stai con i supereroi e quindi sto seguendo delle altre passioni. Io credevo avessi messo quella tuta per nascondere che sei ingrassato. No! Musica! Voglio diventare un famoso DJ! Non puoi, Colosso! Non hai i pollici! Non ho bisogno dei pollici per questo! Non male, ma manca un po' di pollice. Perché non mi dai un po' di incoraggiamento? Perché ho una cosa più importante da fare. Oh, a proposito, è il momento. È il kit prodotti di bellezza a chiappa celebrità. Già. Domani Cheyenne si esibirà nella mia scuola e non potrà resistermi se avrò addosso... muschio animale. Cheyenne? Potrei fare un remix del suo ultimo brano e tu potresti darglielo di persona. Sarebbe un vero sogno. Ma se non le piacesse il tuo remix, rovineresti il mio sogno, che è quello di sposarla in un sottomarino. Ti prego, Max, non dirmi di no. Almeno usalo come suoneria. Che cosa ti costa? D'accordo. Ops. Beh, ora questo posto dovrebbe riempirsi di celebrità. Sei appena stato scaricato da Phoebe! Non è divertente. Come hai fatto a sentire? Le orecchie dei conigli sono grandi e, per di più, ti ho attaccato una trasmittente proprio sotto l'ascella. Colosso, ne abbiamo già parlato. Tieni a posto le zampe! Non capisci come stanno le cose? L'universo ti sta dicendo di tornare nel lato oscuro. No, Colosso, con il male ho chiuso. Beh, forse questo ti farà cambiare idea. Il lavacervello XL? L'ho usato per far credere al preside di poter volare. Non ci è riuscito. Ora puoi usarlo per formare con gli abitanti della città il tuo esercito personale. Non avevo messo via tutti i miei aggeggi. Questo l'avevo nascosto in un posto sicurissimo. Nell'ultimo cassetto? Beh, potrebbe anche essere. Adesso lo butto senza neanche toccarlo. E perché ho giocato con la tua ascella? Guarda che neanche per me è stata una passeggiata. No, Colosso, la ragione è che adesso sono diventato un supereroe. Phoebe ti considera un super zero. E non è la sola. Ed è per questo che voglio dimostrare a tutti di essere un incredibile super zero. Supereroe, eroe zero. Non riesci neanche a dirlo. Io non lo devo dire, devo dimostrarlo. Beh, io continuo a divertirmi con Hank e Barb. Hank, perché non ripari quel buco sul soffitto? E perché hai l'ascella che lampeggia? Che spasso! Io non capisco. Se sei tornato umano, perché loro sono ancora vampiri? Non ero io il capo dei vampiri. Allora chi è? Sono io!
una storia spaventosa, vero? Qui l'unica cosa spaventosa è la tua saliva. Senti, perché papà era nei bagni della scuola? Perché? Era un racconto dell'orrore. Mi spiace, ma hai perso. Fatemi provare ancora. Ho in serbo una cosetta che vi spaventerà sicuramente. Sono io senza le mie extension. È troppo facile. Ho spaventato un'intera famiglia di supereroi. Questo è uno dei più grandi successi della mia vita. È bloccato. Caspita, che buio. Ho paura. Calma, Colosso. Ci sei solo tu qui. Ah, chi è stato? Oh, ma pensa, era la mia zampa. Forse un po' di musica mi rilasserà. Oh, per favore.